sceglierne uno soltanto è difficile, però mi porto certamente la gioia di aver camminato in questi 3 decenni di musica senza il pensiero di dover arrivare necessariamente da qualche parte. E mi sono goduto il viaggio e quindi con questa attitudine mi tuffo nei prossimi 30 e quando poi, insomma, voglio dire, la musica ti porta non solo a conoscere persone meravigliose, ma anche in posti splendidi come questo, che è veramente un angolo di paradiso. La benzina viene da sola. Io credo che la musica italiana sia comunque in buono stato, sempre, nonostante le trasformazioni, che non solo la musica italiana, ma qualunque aspetto della società è chiamata ad assorbire e i cambiamenti sono costanti, sono velocissimi, sono continui, direi. E comunque, insomma, io continuo a sentire degli artisti molto interessanti che continuano a proporre delle cose intriganti, poi sono giovani, insomma, avranno tutto il tempo di tracciare il loro percorso. Sicuramente ad accogliere, in generale, nel senso che come lui, che ovviamente l'ho fatto in una maniera esemplare, insomma, io ho sempre cercato anche di mischiare la mia musica a quella di tanti altri artisti, di tanti musicisti, e la differenza è un valore, è un arricchimento, e questo è sicuramente il messaggio più importante tra i tanti che Pino mi ha lasciato e che ha lasciato a tutti noi se vogliamo ascoltarlo.